Giorno numero 4, benvenuti. Io sono sveglio al massimo da 20 minuti, ho dormito poco anche stanotte. Sto per lasciare il residence, oggi entrerò comunque da Expo prima di ripartire. Ho filmato qualche piccola immagine del monolocale in cui ero, di modo che posso fare un velocissimo room tour mentre parlo. E una stanza bellissima. Andiamo ad Expo. There's only two types of people in the world. Tonight we're Ones riding that till entertain the and ones that end. observe. Abbiamo ritirato il pass della giornata di oggi. Dovevamo essere al Media Center già 20 minuti fa, quindi siamo in super ritardo. E quindi eccoci finalmente, giorno 4, benvenuti. Siamo carichi per adesso, ma la giornata passa in fretta e dopo saremo distrutti. Io volevo andare in Angola dove c'è la rete, ma questa è tutta la fila. È un'ingiustizia. Ci mettiamo in fila? No. Buongiorno, buongiorno. Stavi dormendo ancora? Dai, ma come si fa? Sono le 11. Tutto bene il viaggio? Adesso facciamo una cosa alla Human Safari. Andiamo innanzitutto in Brasile, sulla rete del Brasile, e prendiamo 50.000 like per esserci messi in ridicolo. Quindi tanti pollici in su e un saluto a Nicolò. Ciao Nicolò. Vuole dello stabilizzatore video, ragazzi. Il segreto è camminare a papera. Lei ci è abituata, tipo, vedi? Basta, paura! Paura! Non è per niente facile. Con una patata fritta in Belgio e adesso brindo con una Guinness in Irlanda. A mezzogiorno la Guinness. Posso berla? Andrebbe fatta depositare. Va fatta depositare, non posso neanche dissetarmi. Posso berla? Quando diventa nera. Quando diventa nera. Adesso è metà e metà. Alla vostra. Prosit, si dice prosit. È tedesco quello. È tedesco, la salute. Cheers, è inglese. Cheers. La sorta.
direttamente dal Nepal. Ma è pesantissima. Sì, è nottone. Voilà, coglione. Salve. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. Disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. Bene, vero? ISO 6400, sembra giorno anche se buio notte. Che una volta si chiamava ASA, che ricordiamo. Potete ammirare questi splendidi lampadari IKEA, e se volete vedere una puntata di Grey's Anatomy, basta mettere le cuffiette. Cioccolato bianco, Ma se io ci toccio il biscotto? Me si incastrano un po'. L'acquacola di cioccolato. La cartolina della Lituania mi serviva proprio. Sono dentro il padiglione Coca-Cola, devo partecipare ad un evento che si terrà tra poco. In fondo al padiglione c'è la Freestyle Machine, che vende tutti i prodotti a marchio Coca-Cola, quindi anche Sprite, Fanta, Powerade, aromatizzati, e tu puoi scegliere alla fine un centinaio di bevande una volta che gli hai messo tutti gli aromi. E le macchine sono queste. Coca-Cola Freestyle. Sono tutte le bevande della Coca-Cola. Cosa prendiamo? Coca-Cola Light senza caffeina. Sarebbe ora la facessero davvero. Cioè, che nel senso, la vendessero anche nei negozi. Buone, molto buone. Essere ad Expo invitati ad un evento Coca-Cola è un po'... spazzarsi la fila! È un po' una cosa strana, però è divertentissima ed è davvero figo. Coca-Cola Live, l'ultima arrivata in casa Coca-Cola,
che avrete qui in Expo in esclusiva per voi, perché in Italia appunto non c'è ancora, arriverà. Poi la Plant Bottle, che è un esclusivo, il PET, il prototipo del PET 100% di origine vegetale, che appunto è un prototipo Coca-Cola, e la lattina con il nome del vostro blog personalizzata. Quindi adesso dico il nome del blog e ve le distribuisco. Cerchiamo di farcela. Matushida. Eccolo. Lo trovo via anche la macchina. Sottocoperta.net. Andrà, è arrivato Andrea Carlo Lonato. Sì. Vediamo se riusciamo a trovare un po'. Tra i vari eventi a cui ci hanno tra virgolette obbligato a partecipare c'è stato adesso quello di Coca-Cola, nel quale ci hanno fatto provare dei prototipi di macchinari che in Italia arriveranno chissà quando, tra cui la Freestyle Machine, e poi ci hanno regalato la Coca-Cola personalizzata col nome del mio canale YouTube, la Coca-Cola Life, quella fatta con la stevia che ancora in Italia non vendono, e anche la, come si chiamava, la Planet Bottle. E niente, in tutto sto ben di Dio, in tutti sti paesi, in tutta sta meraviglia da qualsiasi parte del mondo, Marco Scida è esaltato per i regali ricevuti all'evento Coca-Cola. E cosa devo farci? Mi basta poco, ma sono globalizzato, come si dice. Andiamo a vedere davanti al Cile, che ci sono dei pataca che fanno del casino, andiamo a vedere che cosa stanno facendo. C'è uno spettacolo in Cile, c'è anche un bordello di gente qua. Ecco, sabato fai finta di vedere, così dappertutto. Niente, suonano dei tamburi. Non lo so, vuoi vedere chi è il ciclope? Cos'è l'occhio che hai sopra? Questo è il terzo occhio. Per far vedere che io ce l'ho ripulito. Il terzo occhio, il ciclope. C'è della gente fulminatissima ad Expo. C'è lo shop dell'albero della vita, con tutti i gadget ufficiali albero della vita. E io volevo comprare una statuina, un qualcosa in miniatura che lo rappresentasse. Non esiste, hanno solo magliette, Deplian e cose varie. Peccato. Stiamo andando in Cina. Guangdong, la viola di caldo. Grazie ragazzi. Ciao. E dopo l'hamburger di gamberoni, l'hamburger di gamberoni era buonissimo, prendiamo le, come si chiamano? Questi sono i crocchè di pollo. Le patate. Tanto prosciuttino. Le polpettine di Roma. Un cuoppo mist 5 euro. Olive ascolane e gelo. La ragazza ride da matti. Questo cazzo è? È sempre oliva alla scuola. No, no.
funghi. I funghi ci sono, ma è già finito. Quop mist, questo qui è il misto gelo con cui fanno l'insalata russa, hai presente? È esattamente quello. È buono, però spinaci. Nella sfogliatella ci sono spinaci orogel. Buono! Sfogliatella è buona. Misto fritto. Micificco. Anche il vlog della giornata 4 sta quasi per terminare e sicuramente lunedì e martedì ho rivalutato parecchio Expo. Siamo entrati anche in Cina con zero fila, fra un po' vediamo lo spettacolo notturno dell'albero della vita e poi ci dirigiamo verso casa. And I hate to say I love you. When it's so hard for me, I never asked you, 'cause deep down I'm certain I know what you'd say. You say I'm sorry, believe me, I love you, but not in that way. Yeah.